Roll era uno psichico, è una parola che in italiano non esiste, esiste in inglese psychic, cioè una persona che con le facoltà psichiche relative però al corpo e alla materia sarebbe in grado di avere capacità chiaroveggenti, capacità guaritrici, capacità di incidenza sulla materia, capacità di spostarsi nello spazio e nel tempo, insomma una serie di facoltà paranormali elevate. Con Gustavo ero talmente abituato a considerare il paranormale come normale che non c'era più niente che mi stupiva. Mi guarda, mi fa sì, sì, hai una bellissima aura, sono contento di averti conosciuta. Sì, ragazza mia, di corsa dal medico, eh? Lui vedeva tutto. Non si è capito che cosa sia successo, perché non l'hanno ancora capito. Un infarto misteriosissimo mi ha tranciato parte del midollo spinale. È un'eccezione assoluta. Gli capitava nei negozi per la strada. Venga qui signora, venga qui, lei ha bisogno di essere vista immediatamente da un chirurgo. Ha una cosa, ha qualcosa di brutto alla mammella. Assolutamente incredibile, quasi senza limiti. Non sapevamo che cosa ci avrebbe fatto il grande vecchio e in quale momento. Poteva essere nell'ascensore, poteva essere in casa sua. Si è parlato del fatto che la stagione era così, che c'erano delle castagne per terra. Gustavo ha detto castagne e all'istante una pioggia di castagne sono arrivate nella camera, ma ce ne erano delle centinaia per terra. Quando eri di fronte a Roll eri come nudo. Lui vedeva tutto, mi aiuta a infilare il cappotto, di colpo mi giro e vedo un nano con le sembianze di Roll. Lui è andato nell'altra camera attraverso il muro. Entro sull'ascensore, quel momento Roll prende le sembianze di un gigante enorme. Forse di Roll non bisognerebbe parlare. Pennelli che muovevano da soli. E io Gustavo paura, ci sarà mica il diavolo qua dentro. Perché erano veramente più mani che dipingevano. Lo hanno definito chiaroveggente, illusionista, operatore di meraviglie, spiritista, indovino, guru, il più grande mago mai esistito. Un personaggio controverso, amato e criticato. Secondo alcuni un genio del paranormale e dell'esoterismo, secondo altri un mistificatore. È Gustavo Roll. Di sicuro un mistero lui stesso, la sua vita, i suoi esperimenti. Di lui si raccontano molti episodi, aneddoti che paiono incredibili. Si parla di guarigioni, premonizioni, bilocazioni, amico di personaggi potenti e carismatici, da Federico Fellini a Gianni Agnelli. Nel suo salotto, a detta di tutti i testimoni diretti, sono successe cose incredibili. Noi allora vogliamo analizzare questi racconti, indagare nell'enigma della sua personalità, ricostruire un contesto che è diventato una leggenda, cercando gli indizi soprattutto nella vita di questo straordinario protagonista, Gustavo Adolfo Roll.